Grazie di cuore, grazie a tutte e a tutti, grazie Maurizio per l'introduzione, per la passione con cui hai seguito Expo e hai ricordato a tutti i colleghi del governo l'importanza di Expo anche quando qualcuno faceva la faccia un po' perplessa. Grazie a lei, signor Sindaco, al Presidente della Regione, a tutte le autorità. Grazie di cuore per come avete seguito questa avventura, grazie Beppe, non posso dire oltre per noti motivi, ma grazie di cuore per la dedizione con cui hai reso possibile questa avventura. In realtà vi confesso da un lato qualche forma di imbarazzo, perché voi sapete che da qualche mese stiamo cercando di girare l'Italia, da qualche settimana, e abbiamo scelto di andare nei teatri per raccontare cosa il governo ha fatto, ma soprattutto qual è la visione dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Si tratta di un'iniziativa istituzionale, quindi fuori dalle dinamiche politiche, che pure sono naturalmente dinamiche accese, di confronto, talvolta di scontro. Ma si tratta di una scelta che privilegia i teatri, partendo dall'assunto che il teatro è un luogo magico, è un luogo di bellezza, un luogo di fascino, di suggestione. Siamo partiti in questo giro d'Italia da Pesaro, il Teatro Rossini, e naturalmente l'incrocio tra la musica e il teatro ha sempre una passione davvero significativa e dei risultati rilevanti. Altri teatri abbiamo toccato, io poi vengo da una città in cui il primo teatro europeo era il Teatro della Pergola, per cui siamo molto, molto convinti che il teatro sia un pezzo dell'identità e del DNA del nostro paese, ma essere oggi qua al Piccolo ha una emozione davvero particolare, per tanti motivi. Per quello che il Piccolo rappresenta, l'unico teatro d'Europa, il primo teatro pubblico italiano, ma soprattutto un luogo in cui un sindaco, un tuo predecessore, Giuliano Antonio Greppi, ebbe nel 1947 l'intuizione di, vorrei dire, di ripartire. Là dove c'era stato un vecchio luogo di tortura, un luogo in mano al fascismo, un luogo nel quale che poi era diventato rifugio durante la guerra, diventava il simbolo della cultura che ripartiva. Ma più che della cultura ripartiva, la Scala era distrutta, il simbolo di una città che ripartiva attraverso la cultura. Ecco perché dire Paolo Grassi, dire Giorgio Strehler a Milano, significa con Strehler, con Grassi, con tutti coloro i quali hanno solcato la storia del Piccolo, ricordare non tanto e non solo Milano, è molto Milano ovviamente, ma vuol dire ricordare che cosa significa per noi oggi il rapporto fecondo, fertile, tra cultura, identità, futuro. Lo dico perché penso che non servano soltanto i ricordi. Ho parlato con il Ministro della Cultura e gli ho chiesto di accelerare le procedure perché il Piccolo, prima che compia 70 anni, molto prima, mi piacerebbe anche prima che ne compisse 69, possa avere finalmente l'autonomia che merita come grande realtà teatrale, e prendo qui l'impegno di fronte a voi perché questo sia realizzato nell'arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi, naturalmente aprendosi al contributo di tutti. Questo è anche un modo per omaggiare una città. Vedo Sangalli, ti ricordi quando abbiamo fatto l'incontro, diciamo dopo qualche scandalo, proprio presso la Camera di Commercio, tu organizzasti un incontro e venimmo su un po' di ministri, venni anch'io, e allora mi capitò di dire che io credevo che l'Expo sarebbe stato un grandissimo successo perché avevo conosciuto Milano a casa. Milano è la città che ha accolto mio nonno dalla Romagna e mia nonna dalla Puglia e che ha dato un'opportunità a quella famiglia, come a tante altre famiglie. Nella storia del dopoguerra Milano è stata vista come la capitale del profit, certo, ma anche la capitale del no profit.
La capitale economica, certo, ma anche la capitale di valori che non sono soltanto economici. E questa città, dunque, mi piace pensarla come una città che dà una chance, che dà un'opportunità. È per questo che vorrei partire da il racconto di cosa il governo immagina necessario fare per arrivare poi a una proposta da lasciare sul tavolo della discussione e possibilmente della concreta operatività per l'area post-Expo. Negli ultimi 20 anni l'Italia ha parlato tutti i giorni di riforme, tutti i giorni. Non c'è stato un solo giorno in cui negli ultimi 20 anni noi non abbiamo discusso di riforme. Negli ultimi 20 mesi queste riforme sono state realizzate. Non esprimo qui un giudizio di merito. Qualcuno può apprezzare, e ci sono quelli che apprezzano, qualcuno può contestare, e ci sono quelli che contestano. Ma negli ultimi 20 mesi si è fatto ciò che negli ultimi 20 anni si era rimandato. La vera domanda è come vogliamo essere nei prossimi 20 anni adesso, ora che finalmente la foga necessaria e urgente di realizzare le riforme in grado di cambiare verso al nostro Paese si è compiuta con un progetto organico di riorganizzazione del Paese che ha bisogno ancora di essere implementato, vorrei essere chiaro, ma che ormai è definito e indietro non si torna, ora che questo percorso è stato impostato, possiamo finalmente discutere insieme di qual è la visione dei prossimi 20 anni? Perché in questi ultimi 20 mesi, che sono anche i primi 20 mesi dell'azione del governo, noi abbiamo realizzato, nel bene o nel male, gli elettori avranno modo di valutare, ciò che da tempo si chiedeva di fare. Ma non abbiamo ancora scritto la pagina che è più interessante, la pagina del futuro del nostro Paese. La legge elettorale è una riforma molto semplice. Dice che chi vince le elezioni deve governare. Poi uno può piacere o meno, può discutere sul come è impostata. Ma non c'è dubbio che in un Paese in cui questo governo è il numero 63 della storia in 70 anni, qualcosa non funziona a livello ordinamentale e istituzionale. Io sono il Presidente del Consiglio numero 27 in 70 anni, il mio governo è il governo numero 63 in 70 anni. Tornare ad avere un governo ogni 5 anni, possibilmente legittimato dal voto elettorale, è una prima riforma molto semplice, non ci porta ad essere visionari, ci porta ad essere in linea con le regole del gioco di tutto il mondo. Aver semplificato il mercato del lavoro non significa aver realizzato un progetto da qui ai prossimi 20 anni, significa aver rimesso ordine in un sistema che può piacere o meno, ma che adesso funziona. I dati INPS di oggi, li ha resi noti il Presidente Boeri qualche ora fa, dicono che dal 1° gennaio il saldo attivo è di oltre 400.000 nuove assunzioni. Molti sono contratti a tempo di lavoro contratti a tempo indeterminato, o meglio, a tutele crescenti, come si chiamano adesso. È un segno di una novità. La riduzione delle tasse, si discute se sia giusto o no togliere l'IMU, si discute se gli 80 euro abbiano funzionato, si discute se gli incentivi sul costo del lavoro debbano essere confermati, se la riduzione dell'IRAP sia manovra elettorale o no. Tutte discussioni del tutto legittime, ma sta lì un dato di fatto. Finalmente le tasse hanno iniziato ad andare giù anziché su. E potrei continuare. Oggi alle 16 arrivano le email a 48.000 italiane e italiani che hanno l'assunzione a scuola. A qualcuno può piacere la buona scuola, ad altri piace un po' meno. Ma il dato di fatto è che un altro impegno che avevamo preso e che è stato mantenuto. La giustizia civile, la riforma della pubblica amministrazione. Potrei proseguire a lungo. Credo però che questo non serva oggi. Questa è la storia dei 20 mesi appena trascorsi. È una storia alla quale tengo perché è la storia della politica che torna a fare il suo mestiere. Dopo anni di ubriacatura della tecnica, la politica torna a realizzare le cose per le quali i cittadini confidano che si possa finalmente passare dai sogni alla realtà. Ma questo è un tempo di grandi cambiamenti e mentre i partiti politici, nella loro autonomia, riflettono su cosa dovranno fare da grandi, anche in queste ore, anche in queste settimane, ne stiamo vedendo le scelte, credo che compito della politica oggi sia quello di dare contezza della realtà e dare una visione del futuro, avere una visione del futuro. Parto da questo primo punto molto rapidamente, prima di arrivare alla visione del futuro e quindi al progetto Expo.
Domani a Malta si riunisce, su richiesta italiana, un vertice europeo particolare. Dopo ciò che è accaduto ad aprile nel Mediterraneo, noi abbiamo chiesto un Consiglio europeo straordinario, cui è seguito un Consiglio europeo normale, ordinario, e poi un altro Consiglio europeo straordinario sui temi dell'immigrazione. Ci siamo permessi di dire, come Italia, spero, penso e credo rappresentando tutti, indipendentemente dal colore politico, che se vuoi affrontare il problema dell'immigrazione non puoi affidarti al sentimento del momento, all'emozione, alla commozione. Devi avere un progetto di breve periodo, di medio periodo e di lungo scadenza. In questo senso l'Italia si sta attrezzando, per esempio aumentando gli investimenti sulla cooperazione internazionale, settore che era stato totalmente ridotto ai minimi termini in passato. Per esempio investendo in Africa, non soltanto nell'oil and gas, ma innanzitutto in una scelta strategica di relazione con questo straordinario continente che da qui a 20 anni, questo sì, avrà delle potenzialità di crescita enormi. Ma soprattutto cercando di affermare che l'Europa è qualcosa di più grande che un semplice elenco di parametri e di vincoli. L'Europa è innanzitutto il luogo dell'identità. Ieri ricorrevano 26 anni dal crollo del muro di Berlino. Nessuno di noi probabilmente immaginava allora, nell'89, che potesse essere così rapido quel crollo. Ma allo stesso tempo nessuno di noi avrebbe immaginato in questi anni che un nuovo muro sarebbe stato alzato in Europa. Questo è l'anno in cui l'Europa è tornata a discutere di muri, non che andavano giù, ma che vanno su. È un anno impressionante per l'Europa, per ciò che sta avvenendo fuori dai confini di casa nostra. Contezza della realtà significa dire che la politica ha un grande compito: affermare il ruolo dell'Italia come paese solido e solidale, come paese capace di esprimere degli ideali e dei valori. L'Italia che finalmente si scopre, lo dice l'Economist, il luogo della stabilità, l'Italia che combatte in Europa per la flessibilità, ma che contemporaneamente prova ad affermare l'idea di un diverso rapporto con il Mediterraneo, il prolungamento del lago di Tiberiade, avrebbe detto Giorgio La Pira, e con i Balcani, il luogo dal quale le più grandi crisi sono nate nell'ultimo secolo. 50 anni dopo, 48 anni dopo il Trattato di Roma, questo è ciò che viene chiesto al nostro Paese. Lo so, è noioso. È stancante. Ma non abbiamo portato qui i leader europei per fare mangiare risotto o per fargli vedere l'Expo. Non abbiamo insistito con François Hollande, con Angela Merkel, con David Cameron perché loro venissero all'Expo. Non ci interessava una figurina in più dopo Michelle Obama e Vladimir Putin. Abbiamo interpretato l'Expo come l'occasione in cui provare a riflettere insieme. Le discussioni sul referendum inglese con Cameron le abbiamo fatte nel padiglione Italia. La prima riflessione sull'immigrazione e soprattutto sulla crisi dei paesi emergenti con Angela Merkel l'abbiamo fatta nel padiglione Italia. Perché pensiamo che l'Expo dovesse essere innanzitutto un momento di riflessione sulle sfide del nostro tempo. Dall'altro lato però, e qui entro sul tema della visione del futuro, l'Italia non può essere considerata, come talvolta è stato fatto negli ultimi anni, da tutte le parti politiche, non soltanto da qualcuno, o meglio, da parte di tutte le parti politiche, da una parte di tutte le parti politiche, come un concentrato di problemi, un elenco di difficoltà. L'Italia non è questo. L'Italia ha molti problemi, ha molte difficoltà, ma l'Italia ha anche uno straordinario patrimonio che troppo spesso non viene considerato. Un paese di intelligenze vivissime. Ho incontrato una giovane ricercatrice a Paranal, in Cile, nell'osservatorio astronomico più importante del mondo. Mi ha detto, sa perché ho passato una serata a discutere con giovani ricercatori che guardano le stelle da là, e mi è venuto da pensare come dall'infinitamente piccolo, il CERN di Ginevra, fino all'infinitamente grande, l'osservatorio astronomico di Paranal, ci siano così tanti italiani in giro per il mondo. Eleonora, questo suo nome, mi ha scritto e mi ha detto dopo, sa perché ci sono tanti italiani all'MIT? E io gli ho risposto, perché siamo bravi? E lei, no, perché ci sono pochi MIT in Italia. È vero e non è vero. La qualità delle nostre università, dei nostri centri di ricerca è straordinaria. Ma possiamo e dobbiamo fare di più, è meglio. E dobbiamo uscire da questa dinamica per cui chi va all'estero è un cervello in fuga e chi rimane qua non lo è. Così come chi va all'estero va a inseguire un proprio sogno, dobbiamo essere capaci di attrarre talenti, di generare qualità,
di valorizzare le intelligenze che abbiamo, smettendola di compiangerci e piangerci addosso, con le classifiche tutte in negativo. Siamo il secondo paese per longevità al mondo, non si vive così male in Italia. Siamo il paese con il più forte associazionismo, il terzo settore, il numero di associazioni, il numero di realtà che si occupano di volontariato è una delle più grandi risorse che noi abbiamo. Siamo la seconda manifattura d'Europa e se smettiamo di pensare che la globalizzazione è il nostro nemico e capiamo che la globalizzazione è il più grande asset che ha l'Italia, sia in termini di incoming turistico che soprattutto di export e di valorizzazione del made in Italy, se finalmente entriamo in questa dinamica, smettiamo di aver paura dei fantasmi. Abbiamo il maggior numero di beni UNESCO al mondo, ma abbiamo soprattutto una qualità culturale che questo teatro, ad esempio, rappresenta e di cui dovremmo essere più orgogliosi non soltanto durante le leggi di stabilità, dove siamo contenti di aver messo per la prima volta un po' di soldi in più, ma soprattutto di aver la possibilità di valorizzare. Per esempio, in tutti gli incontri internazionali io cito la proposta dei caschi blu della cultura. In tutti gli incontri internazionali io dico non saremo mai una superpotenza militare, perché non lo potremo mai essere. Però siamo oggettivamente una superpotenza culturale. È per questo che quando arrivano le delegazioni straniere ho voglia di riceverle in luoghi belli, sotto il Davide di Michelangelo, Angela Merkel, o la settimana prossima, anzi questa settimana, il presidente iraniano Rouhani a Roma, nel cuore della città, ai Musei Capitolini. Dunque l'Italia è questo, non è soltanto un insieme indistinto di problemi. Expo è stato un grande successo, indipendentemente dalle discussioni, anche da alcune voci dissonanti, da alcune critiche del tutto legittime, perché ci ha restituito l'orgoglio di realizzare l'impresa. Chi di voi ama, a proposito di pezzi teatrali, ad esempio Paul Claudel, o comunque la grande filosofia dei costruttori di cattedrali, sa perfettamente che nel Medioevo non c'era impresa più grande di quella di concorrere a un'opera di cui non si vedeva la fine. Perché la fine dell'opera era appannaggio dei figli, forse dei nipoti. Personalmente credo che sia una delle metafore più belle. Ciascuno porta un pezzo della cattedrale, poi saranno i figli, i nipoti. Allora la cattedrale era il luogo anche dell'incontro laico, il popolo doveva stare dentro la cattedrale. Oggi la velocità dei nostri tempi ci porta ad avere un atteggiamento diverso, ma quanto è bello riscoprirsi parte di un'impresa. L'Expo ci ha dato questo. L'Expo ci ha restituito l'orgoglio di crederci quando tutto intorno sembra remare contro. L'Expo è diventato il simbolo di chi non si rassegna. Vorrei ringraziare i tantissimi che ci hanno lavorato, ho ringraziato Maurizio, ho ringraziato Beppe, ho ringraziato Giuliano, ho ringraziato Roberto, vorrei ringraziare davvero tutti, dall'allora sindaco Moratti, all'allora presidente Formigoni, all'allora presidente Prodi, al presidente Berlusconi, al presidente Monti, al presidente Letta. Vorrei non dimenticare davvero nessuno a livello istituzionale, perché anche questo debba diventare elemento di polemica come è già accaduto. Vorrei ringraziare la prefettura, il prefetto di Milano, il questore, le forze dell'ordine, tutte le donne e gli uomini che hanno assicurato l'ordine pubblico e anche delle dinamiche molto complicate di gestione del sito. Vorrei ringraziare l'autorità nazionale anticorruzione che ha consentito in un momento difficile di superare la difficoltà e vorrei ringraziare le imprese che hanno attraversato difficoltà e le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno creduto. Mi è capitato di essere qua il 14 agosto, mi ricordo se è il 13 o il 14 agosto dell'anno scorso. Naturalmente il 14 agosto una nuvola di fantozzi ci accompagnava, pioveva che Dio la mandava ed era il 14 agosto. E in quello che poi sarebbe diventato l'auditorium, invitando e stimolando le lavoratrici e i lavoratori, ho visto i loro volti, di persone capaci anche di fare grandi imprese, ma in difficoltà, era un momento molto difficile per quelle aziende. Hanno continuato a crederci. Vorrei ringraziare i magistrati di Milano, che hanno avuto una grande sensibilità nel rispetto rigoroso, come loro tradizione, delle leggi, e una grande attenzione istituzionale.
Vorrei ringraziare la Camera di Commercio, che proprio mentre stavo proponendo di chiudere le Camere di Commercio, ha aperto le porte per dare un messaggio di solidità al sistema milanese e più in generale di attenzione del Governo, oltre che per il lavoro che ha fatto. Probabilmente mi sono dimenticato delle figure istituzionali, me ne dolgo. Spero che questo non sia visto come polemica, però vorrei ringraziare soprattutto le milanesi e i milanesi. L'Expo non l'ha vinta Milano, voglio provocarvi. L'Expo l'hanno vinta le persone che hanno visitato quel sito, che hanno fatto ore di coda. Personalmente talvolta mi sono anche domandato, con tutto il rispetto, se 7 ore di coda per vedere il padiglione del Giappone, forse con l'Intercontinentale ci arrivavi a Tokyo nel frattempo, ma era il segno che qualcosa stava funzionando. Però se è vero che l'Expo lo hanno vinto gli italiani, l'Expo lo hanno salvato i milanesi. Il primo giorno, Giuliano sa a cosa mi riferisco, voi sapete a cosa mi riferisco, quando qualcuno ha immaginato di sporcare non tanto e non solo il muro di una città, ma di sporcare la manifestazione, di rovinare la festa, di sciupare l'evento. La domenica dopo, questi signori hanno avuto la risposta. Ed era la risposta della Milano per bene, della Milano civile, della Milano operosa, della Milano che dà a tutti una chance. Grazie per questa passione. Non è il tempo delle polemiche politiche, del rinfacciare, noi ve l'avevamo detto, è il tempo di costruire. L'area Expo oggi si compone essenzialmente di 2 grandi progetti. Da un lato, un progetto immobiliare, su cui ovviamente il compito di leva e di regolamento spetta innanzitutto agli enti locali. Non saremo certo noi da Roma a voler mettere il naso su come, quanto, dove immaginare la costruzione o comunque il recupero di quell'area. Diamo la disponibilità, se richiesti. Se richiesti, nessun esproprio Roberto, se richiesti diamo la disponibilità con tutti i nostri strumenti a partire da Cassa Depositi e Prestiti e dall'area immobiliare anche a intervenire economicamente se riterrete che l'aiuto del governo serva. Dall'altro c'è un tema di vocazione, di scintilla. Noi non immaginiamo quest'area come un'area in cui semplicemente trasferire dei pur significativi e prestigiosi immobili. Lo dico perché abbiamo ricevuto un ottimo progetto curato dall'Agenzia del Demanio, o meglio, compartecipato dall'Agenzia del Demanio. È un progetto serio, rigoroso, lo apprezziamo, ma è un progetto che non ha, a nostro giudizio, il respiro internazionale che Milano merita e di cui ha necessità. Mi riferisco cioè al fatto che si costruisca un federal building, così li vengono chiamati nell'area dell'Expo di uffici pubblici e dintorni. Noi pensiamo che quell'area, e lo hanno detto in tanti, lo hanno detto alcune università di Milano, lo ha detto Assolombarda, lo hanno detto in tanti che hanno animato il dibattito di queste settimane e mesi, debba essere un'area con un forte valore scientifico e culturale, non soltanto un federal building. Da questo punto di vista, noi pensiamo che il governo debba fare la propria parte, se richiesto. Siamo pronti da venerdì, dal Consiglio dei Ministri di venerdì, a metterci risorse ed energia. Vorremmo che Palazzo Italia non si fermasse neanche un secondo, ma abbiamo anche la consapevolezza di dover fare un progetto all'altezza di ciò che Milano è, di ciò che Milano rappresenta e di ciò che Milano è diventata nella percezione complessiva dopo il trionfo dell'Expo. Dopo che le cose vanno bene non puoi fare un sogno alla meno. Da questo punto di vista noi pensiamo che possa essere quell'area un'area in cui ospitare alcuni luoghi, tanti luoghi che diano la scintilla della ripartenza. Intanto un progetto che noi chiamiamo Italia 2040, in cui l'Italia possa essere leader mondiale nelle tecnologie per l'essere umano, per la persona e per la qualità della vita, declinate attraverso la salute, la nutrizione e la sostenibilità. Se è vero che siamo il paese in cui si vive di più, cerchiamo di vivere meglio.
E siccome abbiamo delle caratteristiche in cui continuiamo ad essere numeri uno al mondo, non sono tantissime. In passato avevamo più campi in cui eravamo numeri uno al mondo. Vogliamo non perdere il treno che dà in questo momento all'Italia un vantaggio competitivo da sfruttare. Ci sono nel mondo almeno una dozzina, forse una quindicina, di grandi iniziative che si occupano di genomica del cancro, di medicina personalizzata, di neurodegenerazione, di nutrizione, che è una delle naturali conseguenze e legacy dell'Expo. Ma nessuna è interdisciplinare, nessuna mette l'uomo al centro come punto di inizio e punto di arrivo di nuova conoscenza e nuova tecnologia. Davvero, verrebbe voglia di dire, se non corressimo il rischio di sfiorare l'ubris, un nuovo umanesimo. Cosa pensiamo di fare? Noi crediamo che nel mondo i punti di accumulazione della scienza e della tecnologia arrivino per concentrazione spontanea di talento, di idee, di qualità della vita, di condizioni ideali. È nata così la Silicon Valley, o l'area di Boston, o l'area di Berlino dopo la caduta del muro, con un grande investimento sull'architettura, sulla qualità della vita, sull'energia, sul dinamismo. Sono dei piccoli puntini sul mappamondo, ma sono in realtà vere e proprie aree di centinaia di chilometri. Hanno un diametro di decine, se non di centinaia di chilometri. Come è il bacino geografico del nord, Italia. La creazione di questi bacini avviene sempre e soltanto perché c'è una scintilla, o più di una. Una scintilla pubblica. E questa scintilla pubblica è di solito indirizzata verso la conoscenza. Le grandi università, e Milano ne ha, i grandi centri di ricerca e poi i privati, che vi si aggiungono volentieri perché trovano un clima, un ambiente ideale, un habitat naturale importante, gli ospedali, le start-up. È inutile fare le start-up se intorno, creare un polo di start-up se intorno non hai gli strumenti che fanno vivere quel puntino nel mappamondo. Questo è l'ecosistema dell'innovazione, che alla fine attrae anche gli investimenti. Servono grandi infrastrutture iniziali, una visione, e una sinergia forte tra entità con vocazioni diverse, ma con un target identico, puntare all'eccellenza, non meno di lì. Dal nostro punto di vista, la proposta che fa il governo, per la quale è disponibile a mettere denaro assieme ad altre realtà nelle forme giuridiche che siamo pronti a studiare, è quella di un centro a livello mondiale che affronti insieme il tema della genomica e dei big data, applicati direi big data, perché se è vero come è vero che il mio inglese non è il numero uno al mondo, diciamo con un eufemismo, è anche vero che l'espressione data dovrebbe fare riferimento a una parola che non è inglese. Applicati a cancro, neurodegenerazione, nutrizione, cibo e direi anche ad altre tecnologie per la sostenibilità, ciclo dei rifiuti, ciclo dell'acqua. Un grande tema che prenda la valorizzazione di ciò che Expo è stato. Non è l'unica scintilla, io ritengo che la scintilla universitaria sia altrettanto importante e vada incoraggiata, sostenuta e rafforzata. E insieme a questa, ovviamente, la scintilla che può venire dalle imprese, le imprese private che costruiscano dei building in quest'area e che siano poi in condizioni di confrontarsi con quella che io chiamo la scintilla universitaria e la scintilla del Polo Italia 2040. Dunque, noi immaginiamo che più players possano fare da attrattore di talenti internazionali e di entità pubbliche e private. Partiamo dal progetto Italia 2040 che a nostro avviso può portare da subito fino a 1600 persone a lavorare. Grazie a un progetto che l'IT ha studiato e che è pronta a valorizzare insieme ad altri soggetti, ma che è, io credo, il tributo che il governo paga alla qualità del lavoro fatto da Milano e dall'Expo. Penso al grande lavoro che hanno fatto alcuni professori, non soltanto milanesi, penso a ciò che ha fatto Mario Rasetti sui big data nel mondo, penso a ciò che può essere fatto in tante piccole e grandi realtà del nostro paese. Questo progetto è totalmente sinergico, lo dico per evitare una guerra di campanili che francamente non avrebbe senso di esistere a Milano, vista la qualità che questa città esprime, alle università che devono popolare non soltanto di giovani e di ricercatori, ma anche essere loro stesse in grado di attrarre aziende nazionali e internazionali come
probabilmente Milano è in grado di fare, anzi, come mi piacerebbe dire, sicuramente Milano è in grado di fare. Questo polo contiene a nostra proposta un nucleo di 6 laboratori iniziali, logisticamente e tematicamente identificati: oncogenomica, neurogenomica, cibo e nutrizione, sviluppo di modelli di analisi di big data, software e bioinformatica e infine l'impatto socio-economico. Quest'ultimo è pensato per lanciare il ponte tra la parte scientifica di sviluppo di modelli predittivi di interesse anche per altri settori socio-economici. Naturalmente questo puntino nel mappamondo non è un puntino che può vedere divisi Milano, Genova o Torino, che sono in realtà già adesso una grande realtà, piccola rispetto ai numeri mondiali, paradossalmente. E anch'io ringrazio, assieme alla presenza di Giuliano, la presenza di Piero. Ma il punto chiave è, a mio giudizio, quello di partire da subito perché questo progetto dia il senso dell'ambizione dell'Expo e di Milano. Lo Stato è pronto a investire 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. Lo Stato è pronto, per utilizzare le parole di Tim Cook oggi alla Bocconi, a fare un progetto che sia the best, come deve essere l'Italia, e non puntare al the most. L'Italia è pronta a evitare che quest'area diventi l'area del nostro rimpianto. Lo spazio politico e fisico in un'area di 110 ettari per fare un capolavoro c'è tutto. A noi il compito di non sciuparlo. 2040 è un'impresa ambiziosa, se volete è anche un'impresa abbastanza sorprendente in Italia. Solitamente i governi pensano al giorno dopo giorno, quando va bene alle elezioni. Provate a immaginare non dove sarete voi nel 2040, ovviamente grazie al lavoro anche nell'area post-expo starete molto meglio di adesso, ma pensate a dove eravate voi 25 anni fa. Messo la punta del compasso sul 2015, anziché allargare il diametro verso il 2040, provate ad andare indietro. Risaliamo al 1990. Presidente del Consiglio era Andreotti. Il leader sportivo era Totò Schillaci. Se volevate ascoltare la musica, avevate uno Walkman. Se volevate telefonare, avevate questo strano strumento. Erano i primi 337, qualcuno se li ricorderà, i primi telefoni. Certo, non questi, che servono per entrambe le motivazioni, sia telefonare che ascoltare la musica. E se volevate fare una ricerca, non avevate molto da cliccare. Dovevate prendere i 15. Dovevate cercare nell'enciclopedia. Ho preso del tutto casualmente Feste e Consumi, ma avendo deciso stamani mattina, credo che abbiano già fatto un mezzo miracolo a trovarlo. Così come hanno trovato il Walkman, che dà il senso di quello che dovevamo, come vivevamo allora. Era un mondo totalmente diverso 25 anni fa. Se io dico ai miei figli che devono fare una ricerca e non hanno la possibilità di usare Google, mi prendono per matto. Ma mi prendono per matto anche se dico che le Germanie erano due. E mi prendono per matto se racconto che c'è stato un tempo in cui per telefonare bisognava fissare per poi restare a casa a prendere quella telefonata, o che c'era un certo fascino nell'aspettare l'arrivo del postino, che quella mattina poteva portare una lettera. C'è un bellissimo brano per chi ama Chesterton, lo suggerisco a chi fa il sindaco, penso che Giuliano lo conosca, a chi lo ha fatto lo farà e mi fermo qui, è meraviglioso questo brano del sindaco, di, forse anche a chi fa Presidente della Regione, lo suggerisco, e anche al sindaco dirò, che si chiama Il sindaco di Notting Hill, è un brano di Chesterton, Piero lo sa bene, è un brano in cui l'autore, che è un grande, che è Chesterton, fa dire a questo innamorato sindaco di Notting Hill, innamorato del suo territorio, Notting Hill non è un comune, lui ha deciso di fare l'autonomia di Notting Hill da Londra e quindi si autoproclama sindaco, che non c'è cosa più poetica di una cassetta delle lettere, perché è lì che aspettando una lettera si è pensato, si è amato, si è sognato. C'è stato un tempo in cui aveva un senso anche aspettare il piacere di ricevere il postino. Da qui al 2040 non so come cambierà il nostro mondo, non lo so, non sono in grado di predirlo e forse neanche, caro
Stefano, caro Roberto, neanche Stefano, neanche Giuseppe, neanche Carlo, neanche i nostri collaboratori, ma forse neanche Mario Rasetti è in condizione di, con i big data, guardo Roberto Cingolani perché ne abbiamo parlato a lungo, il curatore dell'IT e l'estensore di questo progetto, cui va il mio grazie, neanche Mario Rasetti, che è il più grande di tutti sui big data, è in grado di predire dove saremo davvero nel 2040. Quello che so è quello dove deve essere l'Italia. E ho finito. Noi abbiamo una serie di partite aperte sul post-Expo, non riguardano soltanto l'area. Penso al lavoro che sta facendo Feltrinelli con Salvatore Veca, meraviglioso, il governo è pronto a dare una mano. Penso al, ne parlavamo a vari livelli, a quello che può essere un grande incubatore di start-up sul turismo, questo polo di innovazione legato al rapporto tra online e turismo. Penso a quello che può essere Milano in ordine alla sua dimensione di capitale culturale. Molto può essere fatto. Quello però di cui io sono assolutamente certo è che il governo ha un compito nei confronti della classe dirigente milanese e di tutti voi che siete qui. Per anni ci hanno detto che noi eravamo soltanto quelli della rottamazione, di un ricambio anagrafico, generazionale, anche un po' brutale, senza alcuna profondità culturale. Ci hanno accusato di essere quelli che erano bravi a chiedere il ricambio, ma non avevano una visione, un'idea strategica del Paese. Dopo un anno e mezzo di lavoro credo che sia chiaro che c'è un disegno organico di riforme, non sono un elenco di cose. C'è un disegno sull'Italia, può piacere o meno. Per restare in campo Apple e per restare in campo del telefonino, Steve Jobs ha vinto la sua battaglia perché? Perché ha fatto una cosa facile e bella. Questo è il primo telefonino della storia che non aveva bisogno di manuale delle istruzioni. Pensateci, prima dell'iPhone tutti avevano bisogno del manuale di istruzioni. L'Italia è un po' così, deve tornare ad essere facile e bella. Ma per essere facile e bella ha bisogno di progetti di eccellenza mondiali. Non può limitarsi ad essere una fiera, un evento, un singolo momento, una singola occasione. Noi proponiamo questo, un grande progetto organico, siamo pronti a metterci soldi, quelli che servono. Abbiamo con Cingolani e con gli altri fatto un progetto che io credo sia da offrire alla vostra attenzione, ma che può partire domani mattina. Abbiamo voglia di dare una mano alle università, so che in particolar modo la statale ci ha lavorato, e alle altre università che vorranno unirsi, non soltanto la statale, perché possa esserci uno spazio significativo e rilevante come ulteriore scintilla. Siamo in condizioni di accettare ogni tipo di valorizzazione e di suggerimento, ma quello che non siamo disponibili a fare è lasciare questo bel progetto, questa bella area, in mano ai campanili. Perché se questo è inaccettabile in Italia, è particolarmente inaccettabile a Milano. Io credo che questa città debba essere quello che può essere, non una locomotiva d'Italia, ma una locomotiva d'Europa. E allora finisco davvero su questo. Noi l'anno scorso dicevamo che l'Italia sarebbe stata la sorpresa e che dovevano smettere di dire l'Italia farà la fine della Grecia. Uno dei primi discorsi che abbiamo fatto come governo è stato: noi non faremo la fine della Grecia, faremo meglio della Germania. Per poco non chiamavano l'ambulanza. Per poco, quando dicevamo noi faremo meglio della Germania, non chiamavano il 118, non chiedevano ai sindaci di firmare un trattamento sanitario obbligatorio. Adesso che la sfida è lanciata e che noi possiamo essere meglio della Germania e parti del Paese già sono leader europei, quest'area del Paese, il nord-ovest, ma non solo il nord-ovest, può svolgere un ruolo strategico a livello mondiale. Quello che deve essere chiaro è che questa responsabilità è nelle mani del governo, se al governo sarà chiesto di intervenire, ma è nelle mani di tutti quei cittadini che pensano che questa immagine non possa essere soltanto l'immagine ricordo, una bella cartolina di come siamo stati bravi e ci è andata bene. Deve essere uno stimolo a fare di quel luogo la possibilità di avere finalmente una visione per l'Italia che verrà e non soltanto per vivere di ricordi. Grazie e buon lavoro a tutti.